Al via la stagione agonistica della scherma siciliana. Si è infatti disputata nella mattinata di domenica 13 ottobre al Pala Cannizzaro la prima prova regionale di spada maschile e femminile che ha visto gli atleti nisseni, tutti appartenenti al gruppo schermistico di Caltanissetta, gareggiare contro numerosi schermidori provenienti da tutte le province siciliane. Spazio invece nel pomeriggio alle prove di scherma paraolimpica in carrozzina e per non vedenti. Per quest'ultimi è stata in assoluto la prima prova ufficiale, benché la Federazione Italiana Scherma ha riconosciuto solo recentemente la disciplina nei confronti degli atleti affetti da cecità. I vincitori della categoria di spada maschile e femminile sono stati Matteo Scamarda ed Eleonora Signorelli, rispettivamente di Catania e da Cireale. Per la categoria maschile e femminile di fioretto e spada in carrozzina, William Russo, già bronzo alle Olimpiadi di Budapest, e Marcella Librizzi, entrambi palermitani. Per la categoria femminile della scherma non vedenti si è classificata al primo posto la nissena Ornella Palmeri, mentre la categoria maschile è stata vinta dal modicano Tommaso Ferraro. La scherma siciliana, il campionato siciliano di scherma parte da Caltanissetta. Il Pala Cannizzaro oggi ospita la prima prova regionale di spada maschile e spada femminile. Sono presenti atleti di tutte e nove le province della Sicilia e abbiamo superato i 100 partecipanti. Questo nasce dal fatto che il Caltanissetta è in posizione centrale, quindi la viabilità ci aiuta tanto. Oltre alla prova di spada, nel pomeriggio intorno alle 14 ci sarà la scherma paralimpica, che vede la scherma in carrozzina e la scherma per non vedenti. Per la scherma in carrozzina abbiamo la campionessa italiana presente e poi il nostro vanto, un mondiale, William Russo, fresco vincitore di un bronzo a Budapest. Il motivo di vanto per noi è la scherma per non vedenti. Siamo soltanto due società in Sicilia a praticare questa disciplina, siamo noi e Modica. Presentiamo oggi, andiamo in gara con due ragazze. E la nostra soddisfazione più grande è che la scherma per non vedenti è ufficialmente riconosciuta dalla Federazione Italiana Scherma, quindi un paio d'anni di lavoro, buoni risultati e finalmente diamo orgoglio a queste ragazze che tanto lavorano per riuscire bene.